Mimmo Ferretti di Messaggero, buongiorno. Buongiorno Dario, buongiorno David, buongiorno. Buon appetito a tutti, buongiorno Paglia. Diciamo subito una cosa. Sì. Che oggi senza maglioncino si sta bene, eh? Sì. Ma che senza cosa uno, dici? Con due si sta veramente bene. Questo sole, senza vita. Questo clima, sto torpore che riesce un po' così. Ma dove stai? No? Dove sei trasferito, Ferretti, Mimmo? Lei dove sta in questo momento, Ferretti? Sono un po' queste preoccupato. Sono cose che attengono, sua... però, eh? Capito. Ho capito, ma per dire una cosa del genere, non sta a Roma. Adesso tu ausculti del freddo? Ma ti dico la verità, quando l'altra mattina una renna mi ha chiesto ricovero nel garage, ho pensato che stava no, per arrivare. Ma nella... c'è anche un particolare, che noi sì. abbiamo la fortuna e il privilegio di vivere a Roma, no? E allora sì. non siamo abituati, allora basta che la temperatura arriva a 4-5 gradi con un tasso di umidità altissimo e un po' di tramontana che è come se facesse meno 20 a Milano, sì. mi spiego? Sì, sì. Però sì. freddo fa freddo, Ferretti. Freddo fa abbastanza no. freschetto, diciamo così, dai. Diciamo che tira una discreta giannetta, diciamo. È nella media, diciamo è nella media stagionale sì. del circolo polare artico, ma media. Esatto. Mimmo, fa freddo pure a Trigoria, nel senso che ormai sembra... Sì, ma al di là di questo, a me sembra che si stia un po' esagerando adesso. Cioè, tra un po' si parla di crisi. Cioè, ho visto che da qualche parte si sta cercando in tutti i modi di arrivare alla conclusione che la Roma sta in crisi. Io non credo che si possa dire che la Roma sta in crisi. Che crisi è? È una crisi delca, nel senso che... C'è il diffusore che mi sta dando della noia infinita. Sì, sì, ma non sempre, si sente neanche, è... non si sente neanche in realtà. Ho detto che verità, pensavo che un nuovo diffusore. Sì. In conseguenza Attenzione. Di questo, forse riusciremo a fare dei collegamenti un po' più civili, diciamo così. Allora, la crisi, beh, a me mi viene da ridere quando sento anche accennare la crisi, però credo che sia doveroso guardare sempre in faccia la realtà, no? Riuscire a capire come mai nelle ultime tre partite la Roma non è riuscita a vincere e capire come si può tornare a conquistare i tre punti. Per il resto, se uno fa il conto, e questa è una squadra che in 13 partite ha fatto 10 vittorie e 3 pareggi, c'è la miglior difesa d'Europa, c'ha il secondo attacco del campionato se non mi ricordo male, secondo posto in classifica, un punto danno a Juventus che non aveva mai camminato con questi ritmi, mai aveva centrato tanti punti come li ha centrati in questa prima parte di campionato, beh insomma, no? Io ci metterei la firma, ci avrei messo la firma se a me avessero detto quando voi stavate lì in quel Rizzoni di Brunico e noi facevamo i collegamenti, dice guarda, ci metteresti la firma, sta 10 vittorie e 3 pareggi dopo le prime 13 partite, io ti avevo detto vabbè, comincia via benissimo. Ma chi te ci ha mannato? La firmo direttamente col sangue lì a Rizzoni di Brunico. Però è chiaro che, ti devo dire una cosa Davide, vogliamo provare ad interpretare il che cosa c'è dietro questo atteggiamento, questo sentimento, non lo so. Allora, proviamo a ragionare. Allora, tu dici che c'è una sorta di depressione da parte della tifoseria e c'è una sorta di, come posso dire, di tentativo di parlare di crisi magari da parte di qualcuno che fa un mestiere di induzione alla depressione, diciamo così, induzione okay. alla depressione. Allora, per quanto riguarda la prima parte del discorso, quello relativo al tifoso della Roma che ovviamente è deluso, arrabbiato, perplesso, preoccupato anche, no? Penso io lo trovo un segno di crescita, eh? Io lo trovo un segno di crescita perché in altri tempi probabilmente il fatto di essere a un punto dalla prima in classifica avrebbe comportato un comportamento diverso, sì, comportato, certo, avrebbe determinato un comportamento diverso. Magari meno così presente sul pezzo, non so come se riesco a spiegarmi, cioè sì, sì. il fatto che il tifoso della Roma sia incazzato perché sta un punto sotto la Juventus è un segno che il tifoso della Roma è convinto che la squadra sia una squadra importante e che probabilmente ha capito che c'è la possibilità di fare qualcosa di veramente carino. In altri tempi, lo ripeto, probabilmente l'essere secondi ad un punto di arrivo avrebbe scatenato fantasie di ogni genere, no? Cose che non è accaduto. Se andiamo a rivedere un po' le cose, Paglia, aiutami anche te, sì. non ti addormentare, no, sto qui, a rivedere quello che è accaduto dalla partita di Livorno in poi. Io credo che non ci sia stata una, come posso dire, un'esaltazione smodata, no. Certo, poi uno gioca, scherza, ride, ma è normale, no? Però il fatto di dire ah qui namamo fatto già non è mai accaduto, c'è sempre stata una serena
presa di coscienza di quello che stava accadendo, ovviamente una presa di coscienza felice per quello che stava accadendo. Ecco, io credo che un pochino si sia persa quella serenità e che per il fatto che la Roma nelle ultime tre partite non ha vinto, stia portando un po' troppa gente a pensare che questa è una squadra che non vale una lira. E a me viene da ridere quando penso a una cosa di questo genere. Io non so se la Roma riuscirà ad entrare in zona Champions, non so se arriverà prima, seconda o terza, questo io adesso non posso dirlo. Sicuramente ho l'idea di una squadra che ha dei valori, perché sennò tu non fai quello che hai fatto. Cioè, se tu apri qualsiasi tipo di giornale, di fonte comunicativa, senti parlare di una Juventus strepitosa, straordinaria, finalmente è tornata, eccetera. Questa squadra così strepitosa, straordinaria, che sta dettando leggi, ha un solo punto più della Roma. Allora, se c'è solo un punto, vuol dire che la squadra che sta un punto dietro è una squadra che sta facendo un grande campionato. Il fatto che forse da nessun'altra parte, come a Roma, ci sia una sorta di come posso dire, di preoccupazione, di mancata serenità per questa situazione, io penso e voglio sperare che sia un segnale di maturità, di crescita. Non so che ne pensate voi, possiamo anche aprire un dibattito. Per me, Mimmo, non so che ne pensate voi, c'è un po' la, per chi ce l'ha, la sindrome da, come si può dire, da sogno spezzato. Cioè, si pensava magari che sembra quasi ineluttabile che doveva andare, esatto, a finire così. E un'altra cosa, e ho paura che questa ce l'abbia anche la squadra, cioè il fatto che comunque la Roma a Roma-Chievo fa la storia di questo campionato, no? Fa la storia del calcio italiano, no? Del campionato, no? Sì, di questo campionato inteso come calcio, della storia dei campionati italiani. Eppure c'aveva una squadra a ridosso, una squadra che tu stecchi, diciamo, un paio di partite, perché poi di fatto comunque ne pareggi una fuori casa e due in casa, quindi stecchi quella in casa e ce l'hai subito davanti. E la mia preoccupazione è che appunto uno dice: ho fatto così tanto oltre, ben oltre quello che qualsiasi altra squadra ha fatto negli ultimi anni, eppure so secondo. Benissimo. Perché questo è... Sì, questo è sicuramente come dici te, senza dimenticare, e qui ovviamente poi chiamerò a raccolta tutti i tifosi della Juventus che non perdono occasione per ricordarmi la loro presenza, che la Juventus sta lì anche con un punto di vantaggio da Roma, perché quattro punti gliel'hanno regalati, certo. Riferimento Juventus-Chievo e Torino-Juventus. Allora, se tu dimentichi questo, cioè se tu dimentichi che chi ti sta davanti c'ha quattro punti in più di quelli che ci dovevi avere, tu comunque se parti e fai un rendimento nelle prime 13 partite che è di 10 vittorie e 3 pareggi, non puoi pensare che sia un sogno infranto, una cosa spezzata, che tutto sia perso. Anzi, quello che ho fatto nelle prime 13 giornate mi deve dare la forza per continuare a fare meglio nelle prossime 13 e nelle 13 successive, no, magari 13 no perché sono 39, quindi non, però nelle 12 successive, mi spiego? Sì. Cioè, io non vorrei che l'atteggiamento veramente pericoloso, Paglia, in queste circostanze, è che la Roma, quindi non parlo dei tifosi, parlo della Roma come struttura tecnica, allenatore, giocatori, possano pensare che tutto quello che hanno fatto è stata una cosa casuale o provvisoria. Mi spiego? Se loro prendono coscienza che quello che hanno fatto è qualcosa di reale e possibilmente continuativo, allora un pareggio in casa, due pareggi in casa, tre pareggi consecutivi possono soltanto far parte di quello che è un discorso complessivo. Analizzare soltanto le ultime tre partite ci sta, ci deve stare, io sono il primo a dirlo, l'ho detto anche ieri, perché occorre andare a capire come mai non si sono vinte queste partite, però queste tre partite fanno parte di un discorso più generale, che sono le 13 partite, le prime 13 partite di campionato, 13 partite che tu hai giocato in maniera tale da portare a casa 33 punti, 33 punti è tanta roba, cioè noi abbiamo scherzato, abbiamo giocato, se vincono tutte, 3 per 8, 24, 114 punti, ma quello è un gioco, quello era uno scherzo, non si possono vincere tutte le partite, non è possibile vincere tutte le partite, ti cambia un pochettino argomento, ma poi è un discorso legato. Avete visto ieri sera il Barcellona? Sì. Okay? È andato a casa dell'Ajax e ha perso la partita. Tu dici l'Ajax è più forte del Barcellona? No, assolutamente. Però può capitare che l'Ajax batte il Barcellona, soprattutto se è un Barcellona che gioca senza il suo uomo migliore, ok? Messi, quattro volte pallone d'oro consecutiva. Benissimo. Allora che cosa vogliamo dici dire? Dici che Neymar non è all'altezza di Messi, dici, eh? No, no, aspetta, ti faccio un discorso che poi ecco perché te lo riporto alla Roma. Tu hai mai detto, David, o hai mai pensato che il Barcellona sia una squadra Messi dipendente? No. No, ok, perfetto. Però è una squadra che senza Messi perde le partite, ok? Sì, perfetto. Sì. Ti riporta alla Roma.
Siccome c'è questa facilità nel dire che la Roma è una squadra Totti dipendente e che quando Totti non gioca poi la squadra non va come va, questo è verissimo, al punto che ti dimostra il Barcellona che nel momento in cui gli viene a mancare il suo migliore uomo, non perché se non c'è lui le cose vanno male essenzialmente, vanno male, tu non vinci le partite, perché se ti manca Messi come ti manca Totti nella Roma, ti manca un giocatore fantastico che, come ti posso dire, determina in positivo le cose per la tua squadra e fatalmente le determina in negativo se lui non c'è. Tant'è vero che il Barcellona, il grande Barcellona di Iniesta, Xavi e Neymar, senza Messi perde la partita in casa dell'Ajax. Hai capito il ragionamento che ti voglio fare? Nel senso che certo, si continua a dire senza Totti la Roma, ma qualsiasi squadra senza il suo miglior giocatore, che non è soltanto il miglior giocatore di quella squadra ma è uno dei più forti giocatori in assoluto, fatica. La prova ti è venuta ieri sera dalla partita del Barcellona. Allora, corretto dire che senza Totti, poi ci sono i numeri che lo stanno a confermare, la Roma è un'altra squadra, ma non perché se non c'è Totti la Roma non può giocare, perché nel momento in cui è mancato Totti probabilmente sono mancate anche altre qualità all'interno della squadra. Allora, la cosa migliore sarebbe recuperare Totti al più presto e cercare di tornare a quella che era stata la normalità fino a Roma-Napoli. Però, come dicevi te, Davide, io non ti volevo seguire. Occorre anche cominciare a pensare che poi alla fine Totti tra una ventina d'anni smetterà di giocare, e dovremo cominciare a pensare ad una Roma stabilmente senza Totti, non senza Totti per due o tre giornate. Allora occorre fare un ragionamento diverso, pensare al discorso di squadra, pensare a una squadra che comunque con Totti o senza Totti, per un periodo piuttosto che un altro, in 13 partite si è portata a casa 33 punti, che sono 5 più del Napoli che doveva vincere lo scudetto, 7 più dell'Inter che ha preso Mazzarri, il fenomeno dei fenomeni, e uno meno della Juventus che è due volte campione d'Italia, che sta facendo il record dei punti con Antonio Conte in panchina e che ha 4 punti in più perché gliel'hanno regalati gli arbitri. Vogliamo parlare di crisi? Parliamo di crisi. Cristallino. Sì, sì, sono, no, ma fila tutto, Mimmo, fila tutto, e credo che bisogna fare fronte comune contro questa, quello che chiamiamo prima, induzione alla depressione. Nel senso, io credo che ci sia, ma no, perché la gente si mette seduta a tavolino e dice no, adesso facciamo del male alla Roma. Credo che ci sia, insisto, culturalmente un'abitudine a vedere sempre le stesse squadre in certe situazioni. Se ci sta un'intrusa, il sistema ti rigetta, cerca di rigettarti automaticamente. C'è bisogno che si mettano d'accordo. Oh, ma che stanno a fare questi qua? Oh, a noi ci serve aiuto. Di record e Conte, il tormentone deve essere Conte resta o Conte va via, non può essere testa a testa Roma Juventus. Ma che cazzo va a Roma? Non ci può stare qua. La Juventus deve cannibalizzare. Assolutamente, detto tutto questo, però la mia premessa era stata: la Roma non vince da 3 partite, andiamo a capire come mai non vince, no? Nel senso che mi sta bene tutto, mi sta bene che ci sia un desiderio totale di poter festeggiare l'ennesimo scudetto. Quanti sarebbero poi sul campo? Io ho perso il conto. Quanti so, paglia, tu? Mi sa che si arriva a 32 sul campo e 30 in pretura. Ho capito. Qui è un giorno in pretura che non posso fare per questioni di orario, ma comunque va bene. Insomma, è chiaro che c'è una volontà, no? Nel senso che la Juve porta copie, porta ascolti, però neanche si può dire che magari queste cose non le porti anche la Roma. Io faccio un discorso essenzialmente di campo, di quello che è stato il campionato. Vado a vedere le partite e so perfettamente, nessuno me lo può negare, al punto che è stato ammesso anche da fonti juventine, che insomma la Juventus è prima in classifica anche perché c'ha quei 4 punti in più. Ma allora sta lì, va bene, voglio dimenticare, non voglio rompere le scatole più di tante tifosi della Juventus nel ricordare questa cosa, che peraltro loro se la ricordano meglio di tutti perché sono loro che se ne avvantaggiano di questo. Però ricordo quello che sta facendo la Roma. Allora, la depressione del tifoso della Roma perché ha pareggiato in casa contro il Sassuolo e il Cagliari, io la capisco perché, come posso dire, la botta è forte nel momento in cui tu dici vado allo stadio, c'è Roma-Sassuolo, voglio uscire con una vittoria, uscirò con una vittoria, non esce con una vittoria, vado allo stadio, c'è Roma-Cagliari, penso di uscire con una vittoria, esco, invece no, esci con un altro pareggio, il Cagliari che festeggia come se avesse vinto la Champions League. Io sono curioso, veramente, da oggi in poi cercherò in qualche maniera, se qualcuno potrà aiutarmi, di andare a vedere le partite del Cagliari, magari fuori casa, se riusciranno a prendere un punto, se lo festeggeranno come hanno festeggiato il pareggio dell'altra sera all'Olimpico. Dice stai rosicando? No, io non rosico, assolutamente, dico semplicemente che era stato tutto ampiamente previsto. David, tu sei buon testimone, quando si diceva da queste parti, cioè da questo microfono, cioè da me, che il Cagliari veniva qui a giocarsi la strada di casa, cosa che peraltro raramente fa perché è una squadra che gioca le partite che gli pare a lei,
a lei inteso quanto squadra, a loro intesi quanti giocatori giocano, le partite che gli fanno. Mi fermo qui perché non voglio andare oltre, però chi vuol capire ha capito perfettamente quello che io volevo dire. Benissimo, onore al Cagliari, onore al suo portiere che ha fatto una partita fenomenale. Io ti dico una cosa, io sono convinto che domenica prossima fa una cappella Avramov, che sa, ricorderemo per tutta la vita, a livello di farsi passare la palla in mezzo alle gambe, perché quando tu sei un portiere che non vale la lira o che non sei, cioè non sei un bravissimo portiere, puoi fare la partita della vita, la partita successiva torni ad essere quello che sei sempre stato, ok? Io non è che gliela voglio dire, però il calcio mi ha insegnato questo. Allora, comunque, non hai vinto le ultime due partite e ci sta benissimo, ci può stare in un campionato. Io magari faccio 38 partite, 35 vittorie e 3 pareggi, che me frega, giusto David? Certo. Però non si può fare neanche quello, però non siamo manco di là è finito tutto, Dio, sai, a un punto da prima, cioè non è che te cambia molto. Allora ti faccio questo ragionamento, David, tu firmeresti? Anche a te, Peglia, sì. Ci sei? Sì, sì. Firmeresti per arrivare alla sfida Juve-Roma del 6 gennaio con un punto di distacco da Juve? Col sangue. Oh, magari. Allora. Non il mio, ma sempre col sangue. Ok, certo. Però voglio dire, no? Sì, sì. Stiamo parlando di competitività, Perché quando si diceva, e l'ha detto per primo Rudy Garcia, è inutile fare dei discorsi quando si diceva dopo 5-6 vittorie o scudette e cose. Guarda, lui disse, ve lo ricordate tutti, no? Per noi sarebbe già importante partecipare allo sprint finale, ok? Te lo ricordi, Davide? Sì, sì. Te lo ricordi, sì, Paglia? Sì, sì. Perfetto. Sì. Partecipare allo sprint finale significa presentarsi a marzo, aprile, un punto davanti, un punto dietro, un punto sopra, alla pari con la prima della classe, no? Quello significa giocarsi lo sprint finale. Allora mi sembra che il percorso sia questo. Se poi uno pensava che la Roma vincesse 13 partite su 13, probabilmente aveva esagerato. Non è che la Roma adesso sta facendo delle cose brutte, è che forse prima ha fatto più di quello che era logico quasi pensare, no? Cioè non era logico pensare a 10 vittorie di fila. Certo, ci poteva stare, infatti sono arrivate, però nella norma ci sta che in 13 partite, siccome è un discorso molto particolare, siccome non c'è mai riuscito nessuno a vincere ad esempio le prime 10 partite di fila, e il fatto che ci sia riuscita la Roma deve essere grande merito per la squadra di Garcia. Però hai visto subito che all'undicesima la partita non l'hai vinta, quindi figurati quanto è stato difficile centrare questo nuovo traguardo delle 10 vittorie consecutive dall'inizio del campionato. Ti racconta di fatto quanto è complicato vincere tutte le partite, qualsiasi partita. Allora se tu in 13 volte che sei andato in campo, 10 volte hai vinto e 3 volte hai pareggiato, secondo me è un risultato straordinario che adesso non riesce ad avere il valore che c'ha, perché hai immediatamente dietro 3 pareggi. Lo ripeto, un discorso vecchio, lo rifaccio: se tu avessi cominciato con 3 pareggi e poi avresti fatto 10 vittorie consecutive, noi qui staremmo a festeggiare, te lo dico io, David. Invece sembra quasi che c'è stata la gente con le lacrime agli occhi. Allora occorre guardare serenamente la classifica, cioè con la serenità che ti deriva dall'analisi dei numeri. La Roma, tanto per dire un'altra e poi andiamo in pausa, ha giocato 13 partite, 10 volte è uscita con la porta inviolata. Ma vi rendete conto quanta roba è? Ma vi rendete conto o no? È stata a parlare di crisi, ho pensato a una crisi? Ma cazzo, allora, ma siete orgogliosi di questa squadra? Cioè, questo è arrivato il momento veramente di essere ancora più vicini a questa squadra, di dimostrare quanto uno crede nelle sue potenzialità. Perché se allora, non è possibile che se uno ha due linee di febbre dice no, è spacciato. No, se tu hai due linee di febbre, prendi gli opportuni provvedimenti e la febbre ti scompare. Giusto, David? Giustissimo. Assolutamente d'accordo. Vai. Andiamo al break, Mimmo. Mimmo, torniamo in diretta. Ferretti, vada, dica. Ferretti, ora prima diceva il nostro ascoltatore, no Alessandro, siamo troppo lontani, è troppo tardi per parlare, sì, di Roma Cagliari, è troppo presto per parlare di Roma Atalanta. Io e di Atalanta Roma. Io non so se è troppo presto di parlare di Atalanta Roma. Io ne parlerei. Perché ci siamo, nel senso che insomma, la partita di Bergamo è storicamente per la Roma una partita complicata, ma per mille motivazioni, poi quest'anno lo sarà ancora di più. Insomma, vi ricordo quello che è accaduto quest'estate, quando per festeggiare simpaticamente l'inizio della stagione i tifosi dell'Atalanta sono passati con un carro armato sopra una macchina verniciata di giallo e rosso. Insomma, quindi
Vi lascio immaginare che tipo di accoglienza ci sarà domenica a Bergamo, non soltanto per la squadra ma probabilmente anche per i tifosi. Quindi una gara sempre molto particolare in un ambiente che non sarà sicuramente caldo e non soltanto per agenti atmosferici. È una partita delicata perché l'Atalanta è una squadra che in casa gioca in un certo modo, fuori casa in tutt'altra maniera, ed è una partita che la Roma non può permettersi di sbagliare se, lo ripeto David, se ha delle ambizioni importanti, se vuole quantomeno mantenere un certo distacco tra la quarta della classifica, e sto parlando di obiettivi dichiarati da parte della società, segnalamente dal DS Sabatini inizio di stagione, non disse il nostro obiettivo è tornare in Champions, ma se invece ha delle mire un po' più alte deve cercare di tornare a casa con i tre punti, perché ormai questa storia di Parigi è anche abbastanza stancato, sì. nel senso che no, sì, sì. Abbiamo fatto ieri questo ragionamento, tre partite, tre pareggi, bastava vincerne una, no? E pareggiare un'altra e anche perdere la terza, che tu avresti avuto un punto in più, ok? Quindi pensa come strano il strano, insomma, lo devi verificare poi a livello di numeri. La Juventus ha dei numeri che sono in linea con quelli della Roma. La Roma ha una miglior differenza reti, la Roma è imbattuta, la Juventus non è imbattuta, ha perso una partita, eppure la Juventus sta davanti, no? Sempre per ricordare come nell'epoca dei tre punti un pareggio è equivale a una mezza sconfitta, e tante volte, no, una vittoria ti dà un valore assolutamente superlativo rispetto a quello che potrebbe sembrare, no? Perché tu l'hai visto con la Roma, tre partite, tre punti, bastava vincerne una, avevi gli stessi punti, poi potevi perdere pure le altre due, quindi insomma sono sempre dei significati abbastanza strani. Atalanta è una squadra che con Antuono allena bene, che sa stare in campo, che ha giocatori che sono di grande personalità. Stavo leggendo ieri e questa mattina che ha qualche problema in difesa, ma poi alla fine credo che gli 11 per mandare in campo li troveranno. Io sono molto curioso invece di sapere come giocherà la Roma. Ieri parlavamo, David, ti ricordi che per cercare di ovviare a questo problema del mal di gol che sembra attanagliare in questo momento la squadra, sì, ci sarebbe bisogno di trovare qualche nuova soluzione. Allora io, riflettendo un po' sulla partita che abbiamo visto contro il Cagliari, devo dire che Borriello era veramente in condizioni impresentabili, ma non per colpa sua, nel senso che era stato praticamente 15 giorni senza allenarsi e si è visto che in campo era abbastanza statico. Sono curioso di sapere, di vedere, di valutare poi in questa settimana, dato che oggi siamo a mercoledì e quindi c'è ancora qualche allenamento, di vedere in quale condizioni poi arriverà domenica Destro. Perché insomma io credo che Destro, per le sue caratteristiche, un attaccante completo a mio giudizio, che può giocare bene centralmente ma che sa anche giocare sull'esterno, potrebbe rappresentare qualcosa di importante per questa squadra. Potrebbe rappresentare, sai David, quel qualcosa di inedito che potrebbe in qualche maniera scompaginare i piani delle squadre avversarie. Credo che siamo un po' tutti convinti, ne parlavamo anche ieri, Paglia, non so se tu eri all'ascolto. Lo ero. Che la sensazione è che le squadre avversarie abbiano capito come gioca la Roma, come si muove la Roma, no? Per questo credo che ci voglia qualcosa di nuovo, qualcosa che possa far saltare i piani, non potendo ancora contare su Totti, che è quello che te scardina qualsiasi tipo di difesa, perché dall'alto della sua classe gli basta una giocata per mandare in tilt tutto l'assetto difensivo avversario. Io penso che Destro qualche cosa di nuovo potrebbe portarlo all'interno della squadra, e sono curioso di sapere come sta e di verificare poi nei prossimi giorni se sarà in grado di giocare, perché credo che a questa squadra di davanti manchi qualcosa che possa far così saltare il banco avversario. Abbiamo visto che insomma Garcia ci ha provato con gli Aici, ci ha provato con Gervinho, ci sta provando costantemente con Florenzi, ci prova spesso con Borriello, ha trovato delle risposte importanti soprattutto fin quando c'era Totti, perché è inutile che, no? Perché poi Totti fa giocare bene tutti, sembra quasi uno slogan che ormai va avanti da una ventina d'anni, però la realtà è esattamente questa. E allora in assenza di Totti, quantomeno aspettando il suo ritorno, l'elemento così a sorpresa per quanto riguarda l'assetto tecnico della squadra potrebbe essere Destro, e spero che lui stia bene. Quello che ti spariglia potrebbe essere lui, peraltro, Mimmo, come dicevi tu, non è ovviamente al 100%, ma no
però se giocate un giocano, poi non però comunque come condizione non credo sia tanto lontano dal Marco Borriello che abbiamo visto con Calcagno, quindi poi alla fine ma non per colpa di Borriello, no, no. Sembra che si getta la cosa, lui si è allenato veramente una mezza giornata, una volta col gruppo prima della partita Roma-Cagliari, quindi era fatale che lì Garcia non si era sentita di provare con Destro, di mandarlo in campo per quegli ultimi 20 minuti e devo dire che ovviamente no, facendo i ragionamenti del giorno dopo di quelli che dice la partita non l'hai vinta, forse si poteva trovare qualche altra soluzione, come ad esempio abbiamo detto che l'ingresso in campo di Bradley è stato abbastanza singolare e anche piuttosto pittoresco, io lì probabilmente avrei visto meglio Taddei, ma se quel colpo di testa di Cassano all'ultimo secondo va dentro, noi queste cose qui neanche ne parliamo più, mai nella storia, mai nella vita, quindi è chiaro che il risultato non è andato come doveva andare secondo le aspettative, allora si vanno a guardare anche di tanti piccoli particolari, però questo è un discorso che noi facciamo a livello di opinione, di cronisti. Io spero che all'interno della squadra si faccia questo stesso ragionamento che facciamo noi, cioè nel senso andare a capire come mai la squadra nelle ultime tre partite non ha vinto. È vero, ha prodotto tantissimo, però poi la partita non l'ha vinta, cioè io ci metterei la firma a fare un'azione a partita e vince 1-0, David, giusto? Però è chiaro che non è così, non può essere così. Allora bisogna andare a capire come mai la squadra si sia frenata sotto la fase di finalizzazione, non di produzione di gioco. E allora andare a trovare qualche soluzione alternativa. Mimmo, quanto c'entra secondo te anche la stanchezza di 9? Diciamo circa giocatori che alla fine da Livorno a oggi le hanno fatte tutte, sì. Molti di questi vedi Strootman nazionali comprese, perché poi noi diciamo la pausa, ma poi Pjanic gioca, Strootman gioca, De Rossi ha saltato gli ultimi due, Maicon gioca dall'altro, dall'altra parte del mondo, alla fine no ma c'entra sicuramente la squadra, l'abbiamo vista, è inutile stare a prenderci in giro, no, non ha in questo momento la brillantezza che aveva qualche settimana fa, evidentemente qualche giocatore è scarico, nonostante questo, e questo secondo me va messo nella casella delle cose positive, la squadra continua a produrre tante occasioni, il problema è che non fa gol, ha fatto pochissimi gol nelle ultime due partite in casa contro Sassuolo e Cagliari, ha chiuso il parziale con un autogol, neanche con un gol suo, certo. Capisci? Sì, sì. E quindi è evidente che lì c'è qualcosa che non va, o quantomeno che può essere migliorato. Dire questo non significa criticare la Roma, criticare Garcia, significa semplicemente fare il punto della situazione, come lo stanno facendo a Trigoria, perché proprio in questi momenti, in questi casi si deve tirare un attimo una riga e dire ok, facciamo un attimo il riepilogo di tutto quello che è successo, è andata così, poi è andata così, adesso è andata così, allora vediamo come si può ovviare a questi problemi e migliorare la situazione. Io credo che se si farà questo lavoro poi la partita di Bergamo potrebbe regalare anche delle nuove soluzioni, spero che possa consentire alla Roma di tornare alla vittoria, ma che possa in qualche maniera dare dei segnali di novità all'interno della squadra, perché immagino che un po' tutti, lo ripeto qui, saluto e chiudo, tutti hanno capito ormai come gioca la Roma, allora c'è bisogno di qualcosa di inedito, un giocatore, una pensata, una trovata, uno schema, una situazione da palla inattiva, un'idea sul calcio d'angolo. Tutte queste piccole cose che ovviamente a noi sembrano marginali, ma che per un allenatore, per un gruppo di lavoro sono fondamentali. Tutto sono tranne che marginali. Mimmo, eccolo. Appuntamento con te a domani. Sempre ciao, Mimmo, ci sentiamo domani. Ciao, David.